Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Sono Francesca, sono un'assistente di volo base Miami. Questo è l'aeroporto di Miami, sono un po' in anticipo, però comunque è tardissimo perché sono le 10 di sera. Il mio volo decolla intorno alle 11 e un quarto e vi porto a Londra. Sapete bene che io e il freddo non andiamo d'accordo, però dai, guardare un po' di luci natalizie a Natale, infatti non so se notate che ho anche gli orecchini natalizi. Quindi dai, ci sta, e siccome già so che mi farete questa domanda, ma ti puoi mettere quegli orecchini con la divisa? Ebbene sì, durante il mese di dicembre possiamo essere molto festivi e natalizi qua negli Stati Uniti. Quindi dai, adesso venite con me e andiamo a bordo del Boeing 777-200. Mi sono fermata a prendere un cortadito, cioè questo qui è un cappuccino. Quando un cubano ti fa un cortadito che non è giusto, ti fai delle domande. A bordo, come potete vedere, sono in business, oggi sono la numero 4, quindi lavorerò finalmente in business, visto che non succede da un po'. Eccomi, appena entrata nel crew rest, sono la prima, ragazzi, chi ha fatto questo crew rest, quindi uno dei nostri colleghi, mi sa che lavorava in un albergo prima, guardate che sciccheria. Ci ho allestito addirittura piegando la coperta così e arrotolandola. Dopo devo chiedere chi è stato. A Londra, visto che fa freddo, mi sono fatta la mia bellissima borsa dell'acqua calda, che tra l'altro quando l'ho comprata era stile natalizio, dicevo dai, ma non mi serve, ma invece siamo sotto Natale, quindi va benissimo. Adesso venite con me e andiamo in albergo. Eccomi, appena arrivata in albergo, ci abbiamo messo quasi 2 ore arrivare da London Heathrow fino qua al centro, più o meno siamo davanti al Big Ben. Quindi la cosa positiva è che mi sono fatta un pisolino, infatti i miei colleghi mi hanno chiamato the queen of the nap, quindi la regina del pisolino, perché proprio tipo sono svenuta stecchita come mi sono seduta e mi sono svegliata quando siamo arrivati, solo perché mi ero svegliata, se non ero ancora sul pulmino adesso. La camera la conoscete già, perché insomma ogni volta che vengo a Londra è questo albergo. Però la vista, che dite? Avrò la vista sul muro o avrò una vista interessante? Ma diciamo che mi devo un attimo arrampicare qua per vedere la vista, aiuto! Ah no, c'ho la vista interessante, però mi sto arrampicando. Ta-dan! Er Big Ben! Ovviamente devo dirvi che fa un freddo fuori che non potete capire, quindi non credo di riuscire a uscire e stare fuori più di tipo 10 minuti. Sicuramente devo uscire perché ho fame, quindi devo andare a prendere le mie provviste da Marks & Spencer. Però poi non so mica se riuscirò ad andare a fare altro. In verità da Harrods c'è una mostra di Dior molto interessante, tra l'altro è gratis, solo che bisognava prenotare i biglietti. Io ho provato a prenotarli, ovviamente è già tutto pieno. Quindi quella sarebbe stata una bella cosa da fare, magari se passate da Londra entro i primi di gennaio fateci un salto, prenotando ovviamente. Quindi per adesso vi saluto, mi cambio e vediamo un po' se riesco a non morire bernata anche a questo giro. Cioè, è già venuto buio. Parliamone, sono rimasta in camera tipo, non so, 10 minuti giusto per cambiarmi, è già buio. E sono bella imbacoccata come al mio solito. E l'unica cosa positiva del freddo è che posso mettermi questi stivali UGG, che non metto mai, e siccome sono tutti belli pelosi, sono comodi. Vedete che questo albergo ha la porta scorgirevole, così mi viene voglia quasi di ritornare dentro, dopo aver sentito sta temperatura. Oh, come siamo natalizi però. Guardate, sono le 3:55 del pomeriggio e sembra già che siano, che ne so, le 7 di sera. Però guardate che carine le lucine, quindi almeno siamo natalizi. Adesso andiamo da Marks & Spencer a fare la spesa.
perché devo dire che Marks & Spencer ha delle cose pronte, tipo insalate così, molto buone. Dovrebbero essere anche salutari, però non ci girerei troppo. Però dai, diciamo di sì. E quindi ne approfitto, quindi ne prendo per stasera e per fare colazione e poi dopo per fare pranzo domani sull'aereo. Perché noi non abbiamo mai pasti a bordo proprio per noi, mentre in Europa di solito gli assistenti di volo hanno i pasti, invece noi no. Tranne sul volo, per esempio, Miami-Tel Aviv, quello è così lungo che da contratto quello ce lo danno ed è un pasto di business class, se no insomma è meglio portarsi da mangiare da casa. Poi ovviamente quando avanzano i pasti di business class, che magari qualche passeggero non ha mangiato, cioè non è che prima la magnuzzata e poi te lo mangi, però insomma quelli che sono extra, che non sono serviti, li possiamo mangiare tranquillamente. Potete vedere, sono tornata in camera e sono imbacuccata anche in camera perché comunque ho sempre freddo e non è una novità. Poi tra l'altro, essendo stanca morta, perché praticamente sono stata sveglia più di 30 ore, per questo sono svenuta sul pulmino. Per fortuna c'ho la mia best friend, quindi la mia migliore amica, e per fortuna, essendo in Inghilterra, hanno sempre, come si chiama questo? Questo per fare insomma il tè, e quindi adesso non è che mi sto mettendo il tè qua dentro, è semplicemente acqua calda, così mi tiene calda. Quindi salute, beviamoci un tea time. E niente, vi do una brutta notizia, mi sento veramente quasi male a fare questa cosa qua, ma ho deciso che siccome fa troppo freddo e sono troppo stanca, io adesso mi metto a letto e non faccio assolutamente niente fino a domani. Quindi quando parlo male delle mie colleghe che fanno esattamente quello che sto per fare io, poi alla fine cioè, ci sta anche ogni tanto. Beh, cioè non sempre, perché voglio dire, arrivare fin qua dall'altra parte dell'oceano per poi stare in camera sempre comunque, dai, è una cosa abbastanza triste, però ogni tanto si può fare. Mi sono sdraiata a letto per dormire e c'è questa qua che mi guarda. Vorrei capire a chi è che gli è venuto in mente di mettere foto di persone che ti guardano mentre sei nel letto. Inquietante, direi. È uscito un raggio di sole a Londra. Direi che è un miracolo. E vedete, là ci sono delle proteste, ma non sappiamo bene di che cosa. Appena tornata a Miami sono stanca morta perché questo volo è partito molto tardi, proprio schedulato così, e quindi mi ha scombussolato un attimo i fusi orari. Però dai, tutto sommato tutto bene, quindi vi ringrazio per aver volato con me anche quest'oggi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo volo. Ciao a tutti!